L'album delle figurine nasce da un'idea del nostro presidente Giancarlo, che per i 10 anni della nostra società ha pensato di fare qualcosa di nuovo e quindi è arrivato in comitato con questa bellissima idea dell'album. Uno, due. Carica Mauro, bravo! Cicca questa! Questa è la migliore! È abbastanza semplice, sì. Abbiamo investito, cosa possiamo dire, una quarantina, cinquantina di ore. Quando abbiamo dovuto metterli in fila per le foto, insomma, non erano tutti molto disciplinati, erano curiosi, aspettavano proprio di fare questa foto e continuavano a chiedere quando è che esce l'album. Erano veramente ansiosi di vedere la propria figurina in un album come i professionisti veri. Sì, è stato molto bello perché potevamo scambiare per una volta noi e non quelli che non conosciamo così. Tutti vanno pazzi per questo album delle figurine, è arrivata così a... quasi in tono scherzoso, quasi con tanti dubbi, e poi invece mi ritrovo a vedere genitori che impazziscono, vedo le signore che entrano a volere tutti i costi fare questo album. Non parliamo dei bambini, che quelli naturalmente sono contagiati. Quante figurine ne mancano? Veramente ne mancano 15. Pochissime. Pochissime, perché ho due figli, uno di 10 e 12 anni, sono fanatici di questa cosa, qua sono contentissimi. Il primo a finire l'album, il presidente. Lo trovo educativo anche, quindi lo trovo bello che anche le nuove generazioni seguono tutta questa passione, e l'album delle figurine sicuramente è uno dei motivi per far continuare questa tradizione, quindi bene. Perché sono io. Per la società il tornaconto è di non preoccuparsi a livello finanziario di fare dei buchi, perché di buchi effettivamente non se ne creano. Io direi che è un po' un virus, quindi si è scatenato il finimondo attorno a questo album. Bella storia. Veramente un successo strepitoso. Dovremmo farlo tutti gli anni l'album. No.